Secondo noi gli intermediari finanziari e in modo particolare gli operatori del private banking devono saper accompagnare le scelte dei risparmiatori verso strategie che integrano i criteri ESG, mentre le società di investimento come Candria devono dirigere i capitali verso aziende virtuose dal punto di vista ambientale, sociale e di buon governo. Fare investimenti di questo tipo implica non solo pensare al rendimento finanziario, ma alla combinazione di questo con gli impatti positivi su temi molto importanti legati all'ambiente e al sociale. Candriam, ritiene che un investimento socialmente responsabile rappresenti un'ottima fonte di alfa, permettendo nel contempo di far riacquisire senso alla finanza. Siamo convinti che non sia possibile raggiungere performance costanti degli investimenti senza tenere conto delle opportunità legate alle grandi sfide dello sviluppo sostenibile, nonché dei rischi che creano per le imprese. La finanza può creare strumenti per drenare le risorse necessarie al finanziamento di progetti di tutela dell'ambiente. Gli asset managers, dal canto loro, possono trattare strategie di investimento legate a temi di lungo termine con l'obiettivo di destinare risorse che hanno un impatto diretto sui cambiamenti per raggiungere la sostenibilità dei modelli sociali e ambientali. Pensate al tema dell'economia circolare. La frase che lo rappresenta di più è nulla viene dal nulla e nulla deve essere sprecato. Ciò vuol dire che le condizioni del nostro pianeta sono tali che dobbiamo ripensare al vecchio modello di economia lineare, non più sostenibile, e quindi andare ad agevolare la transizione verso la circolarità, che si basa su tre principi fondamentali: ridurre, riusare e riciclare.